Benvenuti, benvenuti al live. Un attimo, mi sto preparando. Allora, aspetta, ho pingato su Discord. Ok, sì, l'ho fatto. Ok. We're ready, maybe. Hello, salve a tutti, sono Bear. Ciao Dark, the hype is real, mamma mia. Ciao Semu, benvenuto. Ciao Esther, benvenuto. Ciao, ciao. Ciao Slapo, benvenuto, benvenuto. Ci siamo, ci siamo. Oggi è il futuro del gaming, a quanto pare. Targato Sony, maglia a tema, ovviamente. E mamma mia, mamma mia, non so. Ah! Allora, oggi sono stato completamente lontano da articoli, newsletter, cioè qualsiasi cosa. Scusate. Lontano da qualsiasi cosa videoludica, che ho detto non voglio spoiler di nessun genere. Già ci sono stati tanti rumor di recente. Si rumoreggia un po' di roba. Ah! Allora, mi spiego che succederà. Il rumor di Bloodborne su PC sarà vero, io però mi prendo un infarto perché penserò sia Bloodborne 2 anche se è un sogno impossibile. Chi lo sa? Penso di no, anche io sono molto dubbioso su Bloodborne 2. Però, i miei capelli hanno deciso, vabbè. Anche io sono molto dubbioso su Bloodborne 2, però dai, chi lo sa? Chi lo sa? Allora, qui mettiamo alla grande così. Allora, sempre qui mettiamo OBS. Mettiamo un bel mi piace. Ah, io lo streaming l'ho messo in inglese. Perché, vabbè, metto sempre in inglese. Sono blu! Sono blu! Perché siamo in hype blu! Allora, io voglio novità su Elden Ring, punto. Il resto poco importa. Elden Ring, effettivamente, potremmo vedere qualcosa. Non sarà probabilmente esclusiva PlayStation. Perché non sarà esclusiva PlayStation, dato che l'hanno fatto vedere all'evento di Microsoft. Però, sarà un gioco next gen, quindi. Quindi si potrebbe vedere qualcosa. Ciao Ardux! E qua la live speciale, Bandi! Sì, live speciale per il futuro del gaming! Allora, io spero in un bel teaser di. Allora, parliamo, perché dobbiamo fare? Allora, quello che spero. Cioè, parlando di roba concreta, ovviamente, si spera nel concreto. Probabilmente vedremo qualcosa di Insomniac. Oh, già stiamo iniziando! Aspetta! Ah no, aspetta, manca un quarto d'ora. No, infatti, no. Attimo spaventato. Probabilmente vedremo qualcosa di Insomniac, perché comunque Spider-Man è uscito un bel po' di tempo fa, 2 anni fa, mi pare. Quindi vedremo qualcosa di Insomniac. Probabilmente Spider-Man 2, esatto. Quindi probabilmente vedremo un trailer di Spider-Man 2. Probabilmente potremmo vedere un trailer anche di Horizon, del seguito di Horizon. Dato che anche Horizon è uscito un po' di tempo fa. Mancano 10 minuti, più o meno, 13 minuti. Si vocifera un teaser di God of War 2. Potrebbe, perché effettivamente l'engine di gioco è fatta, quindi potrebbe esserci un teaser. Però non lo so, sapete, perché Sony ha sempre avuto questa bruttissima abitudine di fare teaser e mostrare trailer di giochi non pronti. Quindi far vedere un gioco e farlo uscire dopo 4 anni. Però ultimamente si sono un po' tirati indietro su questa cosa qua. E per questo, tipo, l'anno scorso non ci sono stati proprio alle 3, proprio per questo motivo. Perché non possono far vedere roba che poi esce dopo 4-5 anni e è un po'. E quindi non lo so se quanta roba faranno vedere. Però penso. Spero tanta, vedremo probabilmente molte terze parti, tra cui spero Elden Ring, però chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa cosa vedremo. Io dico perché potrei non rispondere, io di solito il trailer non li vedo, quindi è capace che muto tutto e non rispondo in chat, ad esempio se mettono qualcosa di seguiti mi tappo occhio e orecchie, trailer di roba nuova credo, di. Ah, ok, eh beh sì, credo di sì. No, no, io.
A me piace vedere i trailer, almeno quelli iniziali, tipo per esempio The Last of Us 2, cioè The Last of Us parte seconda. Mi sono visto i primi trailer, quelli vecchi di anni fa, e poi basta. Però almeno i primi trailer li devo vedere. Poi anch'io non amo vedere tutti i trailer perché sono troppi. Tipo i gameplay trailer di recenti non li ho visti, non li ho voluti vedere e quindi sono molto 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 curioso, veramente tantissimo curioso. Che uscirà tra una settimana? Hype! Anche per The Last of Us. Però vabbè, molti dicono, alcuni sperano in un teaser di Naughty Dog, ma non penso proprio. Non, anche se stessero già lavorando qualcosa e l'hanno fatto intuire. Non lo mostreranno adesso. Cacchio, è uscito. Deve uscire The Last of Us parte seconda. Uscirà il DLC di The Last of Us parte seconda. Che sarà un gioco standalone, probabilmente, come è successo sia per Left Behind che per Lost Legacy. Però poi vedremo un seguito. Poi vedremo un seguito di cosa sta lavorando Naughty Dog. Ber, qual è stato l'annuncio di videogioco DLC che ti ha fatto saltare dalla sedia urlando dalla gioia? Per me sono stati Joker e Banjo su Smash. E per me God of War. Sicuramente, quando annunciarono God of War che fecero come si chiama? All'orchestra, fecero tutta l'orchestra e fecero quella canzone col violino dissi: no! Questo è God of War! Sono stato tipo mezz'ora così. Questo è God of War! Questo è God of War! Questo è God of War! Poi quando è uscito Atreus ho detto: no! Che è sta roba? No! Che è? Poi quando è uscito Kratos dall'ombra sono saltato dalla sedia, ho pianto. Sarebbe spettacolare. Questo è quello che mi ricordo più recente. Però per molte cose sono saltato dalla sedia, sì. Per parecchie cose. Per IP nuove, mi è capitato, penso. Però quelle che ovviamente danno più emozioni e più sussulti sono ovviamente le IP che già si conoscono. Mi ha segnato tanto quando ho visto la blind di Sabaku su Sekiro. Tipo per il 70% del gioco diceva: ah sì, questo si intravede nei trailer. Non ho mai urlato così forte come le due volte. Se arriva Bloodborne 2 piango, se non arriva piango. Vabbè, piangiamo e punto e basta. Io spero roba precisa su Cyberpunk, più gameplay se sapere. Le 70 bombe o meno. Cyberpunk non saprei, lo sai. Perché comunque per ora non è ancora stato annunciato per PlayStation 5, quindi non so se lo faranno vedere. Io spero tanto che faranno vedere un po' la console. Lo so, non se, cioè, il design della console non serve, però comunque vorrei vederlo. Però mi sembra che è stato detto che non la faranno vedere. Mi dispiace tantissimo. Però non l'avrebbero fatta vedere una settimana fa. Magari oggi sì, chi lo sa. Almeno intravederlo. Perché mi piacerebbe tanto. Hanno fatto vedere il controller nella PlayStation, no? Certo, ripeto, preferisco Bloodborne 2 alla foto della console. Però. Sapete com'è? L'occhio vuole la sua parte. Ma sono tipi di pianto diversi. Ti devo far mettere gli occhiali da sole. Uè! Io di te li rimborso. Io me li devo godere, sti trailer. Dai, secondo. Anche perché non ce l'ho qua adesso. Vedi, non ce li ho. Non ce li ho. Dai, secondo me qualcosa in penombra, secondo me sì, tipo la figura. Speriamo, tipo la figura illuminata da dietro sarebbe fighissimo. Dark e ricco. Allora, comunque, di Berconi. Poi che altro potremmo aspettarci? Io, sinceramente, spero che annunceranno qualcosa per i PlayStation Studios. Perché se non lo sapete, PlayStation ha creato appunto i PlayStation Studios, cioè non si chiamano più Sonic International, vabbè, si chiamano PlayStation Studio. E i giochi che faranno parte di PlayStation, cioè le case che faranno parte di PlayStation Studios sono Naughty Dog, Insomniac, Guerrilla, eccetera, eccetera, eccetera. Io spero che avranno che mostreranno appunto nuovi studi per giochi first party, perché se prima Sony era proprio il lead atomica rispetto tipo a Xbox o a Nintendo, cioè Nintendo non tanto, però rispetto a Xbox con giochi first party. Adesso mi sembra che Xbox abbia preso un sacco di terreno e quindi mi piacerebbe, non che, cioè perché a me chi se ne frega se Xbox, io ce l'ho entrambe le console, però appunto vorrei vedere più giochi first party di Sony, ma non perché fanboy,
semplicemente perché di solito i giochi first party sono veramente, veramente belli. Ah, un'altra cosa che mi aspetto è qualcosa di bene Sony Band. Perché Sony Band pure è da un bel po' che non fa niente. Cioè, nel senso, ha fatto Days Gone. Quindi mi aspetto un Days Gone 2, perché è stato un po' teasato con la fine del primo, o un nuovo progetto. Così io penso al Cooler Bear e tu vuoi spendere i berconi. Oh, guardate che ve lo rimborso, se me lo fate. Non te so di sera, buonasera. Io dalla Insomnia sto ancora aspettando un ipotetico Resistance 4. Guarda, io ho giocato il primo Resistance, non lo so, forse si è invecchiato male. C'ho anche il secondo e il terzo da provare. Xbox vs PlayStation is dead, sarà PS contro Xbox Game Pass. Esatto. Cacchio, è vero. Beh, facciamo venire pure Chester a vedere i giochi. Se volete, i pupazzi li accetto, ma fatelo adesso, perché io dopo, a meno che non fanno vedere qualche trailer di qualche gioco di calcio che chi se ne frega, gli fanno vedere il ray tracing che rimbalza sul pallone, mentre la goccia di sudore di che ne so, Cristiano Ronaldo corre, no, chi se ne frega, allora là potete chiedermi tutto quello che volete, ignorerò completamente il gameplay. Però, quando ci sono i gameplay buoni, mi dispiace un po', ignorerò la chat. Cosa succede al Cooler Bear? Per ora non lo attivo. Cioè, nel senso, se lo volete attivare adesso, ok, ma durante le conferenze no. Let's bring the Chester! Il 3 è un rush assurdo. Ok, è invecchiato maluccio, sì, ma sono stati davvero carini. Io ti dico, io purtroppo... Ok, portiamo Chester. Aspettate. Portiamo Chester. E con Chester... Il primo mitico controller della PlayStation 1. Che Chester porta queste cose qua. Chester porta queste cose qua. Allora, Chester lo mettiamo dove si vede meglio. Chester. Qua. No. Tipo qua. Eccolo. Mia sorella mi ha regalato il peluche di Hollow Knight. Figo. Ah, è vero. No, tu mi avevi detto che avevi comprato la felpa. Oh, figo, pure io lo voglio. Devo comprare altra roba da Fangamers. Comunque sì, 5 minuti. Altri 5 minuti, siamo pronti. Comunque, che stavo a dire. Vabbè, mi aspetto roba da Sony Band, sicuramente. Perché altrimenti di first party che vediamo, cioè... Sì, adesso avrò felpa e peluche. Non è ancora arrivata la felpa? No, o è arrivata? Mi sembra che mi dicessi che fosse arrivata. Quindi... Sì, è arrivata. Ok, perfetto. E poi che altro? Stay tuned! È uscito scritto stay tuned! E qua è cambiato! Ma non esistono. Guarda che ci sono. Vai su Etsy. Su Etsy ci sono molti tizi che prendono soldi per fare peluche. Per fanno le commissioni, si dice. Fanno commissioni per sta roba. Poi. Ah, molti si aspettano Silent Hill. Aspetta, ma di GTA 6 si hanno notizie? Non ne ho idea. Il 5 è uscito 7 anni fa. Vabbè, il 5 è uscito 7 anni fa. Ma comunque hanno lavorato a Red Dead Redemption, che è uscito 2 anni fa. Non lo so, non penso, non ho idea. Secondo me non ancora. Di solito i giochi di come si chiama, i giochi di Rockstar escono con molta calma, perché tanto sono miliardari, se lo possono permettere. Sei pronto con passare lo schermo alla live della PlayStation 5? Sì, lo faccio tra 2 minuti. Ah, che poi devo vedere una cosa, aspetta, ma io la chat ce l'ho sul desktop. No, non c'ho la chat sul desktop! Cacchio, devo copiare la chat sul desktop! Mannaggia! Meno male che sono andato a vedere. Aspettate un attimo. Perché non c'ho chat box sul desktop? Perché io il desktop... Io lo sapevo che facevo sta cavolata. Ecco qua. Metto qua. Anzi, aspetta, la metto in basso la chat. No. No, la metto nell'angolo in alto a sinistra la chat, va? Che non so dove metterla, quindi la metto qua. Gli alert box e tutto il resto ce li ho. Ok, perfetto.
Ok, perfetto, siamo pronti, siamo pronti. C'ho anche la chat. Quick, fast, the pressure! Da che ora inizia alle 21 spaccate? Alle 22 spaccate, sì. Ma Bombite? Chi lo sa dov'è? Io sono un po' triste, è venuta la febbre, ma la mia girl quando finalmente era da me. Oh, che cacchio, mi dispiace, signor non tesori. Che cosa brutta. Speriamo sia solo febbre. Che cosa brutta. Ah, 59! Ok, dai, passiamo. Passiamo, passiamo. Passiamo. Stay tuned. Stay tuned, my friends. Ah, ormai non ci sono più tempi di congetture. Avremo semplicemente la roba. Ah! Adesso uscirà la roba e basta. Guardate che se esce pure il seguito di Crash, che io sto aspettando da tantissimo tempo, non dico che piango, però un po' mi emoziono. E avrò anche paura, perché potrebbe essere una ciofeca come gli altri. Perché da quando l'ha lasciata la Naughty Dog, gli altri Crash... No, vabbè, no, ciofeca proprio no, però non è quello stile. Lo annunciano solo FIFA 21 e basta, io mi sparo. Io mi sparo proprio in testa se annunciano solo Final Fantasy, no. Però potrebbero annunciare un Final Fantasy nuovo, Chi lo sa. Sono in ritardo. Oh, è scattata le 22, sto per iniziare. I'm not ready at all. Holy shipsy. Oh no, mi sta venendo una tachicardia. Tipo come faceva Boldi. Ma lo fanno sempre, Dark, questo. Fanno sempre che iniziano sempre alle 22 e un minuto. Mai alle 22 precise. L'altra volta quella di Nintendo iniziò alle tipo e 5 o e 6. Live rimandata di un'ora. Io mi sparo. Non ce la faccio più. Non la faccio più. Deve uscire. Dai, dai. Come on. Show me the Dead of War. Show me the Dead of War. Tu. Che sarebbe 5. Però vabbè. Vabbè, probabilmente si chiamerà God of War Ragnarok. Giusto per essere. Però poi magari non lo chiamano God of War 2 Ragnarok. Per non essere troppo banali. Anche Assassin's Creed si chiama... No, quello si chiama Valhalla. Quindi non possono chiamarlo ormai neanche God of War Valhalla. Magari lo chiamano Dead of Boy 2, esatto. Dead of Boy direttamente. Oh, shit! Oh, my God! Oh, This program contains mature content and may not be suitable for all audience. Oh, shit. Oh, no. Che è un cubo? Ah, ditemi se l'audio è basso, in caso lo alzo. Ok, questo non è un gioco. Questo non è un gioco. Questo è l'inizio della presentazione, infatti. Non è un gioco, non è un gioco. Dai che fanno vedere il design, non penso. Però vai. Però quanto amo sto periodo. Come mi dispiace che non c'è l'E3 quest'anno. Però dai. Sono le conferenze. Cacchio. Lazio. So smooth. Ma infatti è proprio bello. Comunque si conferma che i colori, cioè la palette di colori della nuova console, sia nero, bianco e blu. Quindi mi aspetto una console bicolore. Mamma mia, ho visto un design della PlayStation 5 fanmade bicolore spettacolare. Spero sia simile a quello, perché è veramente incredibile quel design. Caspio! Different choices. How we might have ended up. No. I like the hand we've been dealt. Che se ne fotte del baseball! No, non lo dico! Joker. You
together, we were destined for something great. In caso ditemi alto l'audio, eh. Why did I move here? Cazzo! It's the weather. Cazzo, in GTA 6! I don't know that thing. No, non è vero. È la remastered di GTA 5, che palle! Wrecked. Non penso sia una remastered, è bruttino. Che è sta cavolata? Secondo me fanno tipo troll. Tipo mo all'improvviso esce GTA 6, tipo. We should talk about work. Perché cioè, o fanno o una remastered. Alzo un pochino. Ditemi se è troppo alto, adesso. Ciao Pino. Ok, va bene l'audio. Ok, perfetto, grande. This cannot be traced back to me. Champagne anyone? Ah, quella era la voce del padre di Morty. Sort of smash things. Il tizio col bicchiere. Wait, knife! Quanto mi sono perso? Allora, ti sei perso soltanto la parte iniziale fighissima con i simboli di PlayStation e ora stanno facendo GTA 5 per qualche motivo. Ah, è una remastered allora. Ma spero che quello non fosse il gameplay della remastered, perché era un poco schifottino. Anche solo per PlayStation 4, quindi per PlayStation 5 sarebbe... Vabbè. No, questo è Chester. Sì, esatto, iniziamo male. Iniziamo male, però di solito gli annunci di PlayStation fighi sono alla fine, quindi li fanno sempre nel mezzo e alla fine gli annunci più fighi, mai all'inizio. Non hanno mai aperto con gli annunci fighi, tranne quando hanno annunciato God of War alle 3. Però di solito gli annunci fighi sono in mezzo e alla fine. Quindi che hanno aperto con GTA, me lo sto ancora chiedendo. Perché aprire con GTA? To kick today off with a look back at just some of the seminal moments of the last 25 years. And what better way to bridge our past and our future than with a game that's graced every PlayStation console, Grand Theft Auto. It's been a privilege partnering with Rockstar Games for many years now, and we're thrilled to open today with the news that that partnership will continue with PlayStation 5. It's now just over a year since we began sharing technical details of PlayStation 5. But today's the day that we've been looking forward to for years, when we get to show you just some of the games that demonstrate our belief that PlayStation 5 marks the biggest generational transition our industry has yet seen. The content we've curated for today's event showcases how PS5 has inspired developers to create new experiences that are transformative in how they look, sound, and feel. Enough from me. We're gonna have the games do our talking. Finalmente, dai. Grande! Capture da PlayStation 5! PlayStation Studios! È un'esclusiva questo! Cosa sei? Cos'è? È Infamous! Dad said that. Impossibile. He was right. It's Spider-Man! It's Spider-Man! It's your turn. Miles! Go be a hero, Miles. Spider-Man! Miles! Okay, let's do this. It's Omniac! Spider-Man Miles Morales! Holiday 2020! Cazzo!
Scorpio! E c'è il lancio! Ma cazzo, lui è un CGI, non è reale. Scorpio, lancio! Non me l'aspettavo il lancio! Gran Turismo figo, però non mi emoziona tanto. Non sono un enorme fan della serie, però mamma mia, però non hanno fatto vedere il gameplay, questa cosa non mi piace. Catturato da PlayStation 5, infatti è incredibile. Probabilmente quello con Twitch la qualità si abbassa pure, quindi quello è. Cacchio, se esce una... Ma no, se esce una PlayStation 5 di Spider-Man la devo comprare per forza. Io non ce l'ho i soldi. Vabbè. Vedete, conserverò. Ma io c'ho Sports, ancora devo giocarlo Gran Turismo, quindi scusate se non mi hypo tantissimo per Gran Turismo. Vedo che Esther si è hypato e spero tantissimo che sia un bel gioco. Gran Turismo 7! Nice. Spero sia un bel gioco per Esther. Chi è sta tizia? Come i vecchi! Perché io ricordo di aver giocato i primi da piccolo, però. Vabbè, sì, faranno vedere gameplay, però mi aspettavo un po' di gameplay anche durante la presentazione. Vedi, tipo di Gran Turismo stanno facendo vedere il gameplay. Perché di Spider-Man Miles Morales no? Mannaggia, non hanno fatto vedere niente proprio. Hanno fatto vedere solo quanto è figo Miles. Hanno fatto vedere un nemico che non conosco di Spider-Man. Il che mi fa hypare tantissimo. Gran Turismo 7. Rob non c'è. Ciao Dani, benvenuto in live. Hanno fatto vedere. Se fosse stata Rob, sarebbe stato Gran Turismo 7. No, l'ho capito, Dark. No, ma allora vi ripeto che quella che stiamo vedendo adesso è una grafica un po' a caso, perché comunque è su Twitch, non è in 4K e tutto il resto. Però sembra figo. Vabbè, io non mi metto ad analizzare la roba tecnica perché non sono espertissimo di sta roba, quindi ho paura di fare castronerie. Ciao Guglielmo, benvenuto. Dirò solo quanto sono belli, ovviamente. PlayStation Studios. What the new? E tu che sei? Una nuova IP? Una nuova IP? Cazzo sì! Dai! Mi piacciono le nuove IP. Che è Fortnite. Ratchet! You all right back there? No way. It appears that the dimensions are collapsing on one another. If we cannot get to... Quanti giochi ha fatto Insomniac? Scusa! Right. The ship. I mean, we can't be that far. I have it in my sight. They have found us, Ratchet. Quanti giochi ha fatto Insomniac? How do I steer this thing? Ask nicely. Slow down, please. That's not listening. Ma perché mi stanno facendo vedere i gameplay di tutto tranne di Spider-Man? Mannaggia la miseria! Cioè, felicissimo del gameplay, perché il gameplay ci vuole, non è come fanno come Assassin's Creed. Gameplay e poi fanno vedere delle cutscene, però... Well, it is certainly not good. Right. Ma che figata è sta scena! Ok, Cyberpunk! Wow, guarda che bello. E ammetto di essermi perso un po' la saga di Ratchet, ma ho intenzione di recuperarla tutta. Ho giocato solo un gioco per la PlayStation 2 e non vedo l'ora di recuperarla. Vedo Dani che
Dani è emozionata perché Dani l'ha giocato, Ratchet. Come tanti Ratchet. Di voi vedo. We are too late. Ratchet? Caspio. Oh! E chi è questa? Vabbè, non conosco la saga, quindi non lo so, non la, probabilmente non la... Ma chi l'ha sviluppato? Si è visto chi l'ha sviluppato? Hi, Marcus Smith, creative director at Insomniac. Insomniac ha fatto due giochi! Excited to be able to share with you a first ever look at Ratchet and Clank Rift Apart. Due giochi Ratchet Insomniac! Interdimensional adventure built from the ground up for the PlayStation 5. No, non può essere un DLC Spider-Man. We're doing things we've never been able to do before. Like, use dimensional rifts to be able to leap from planet to planet nearly instantly. Or put ray trace reflections on Clank. All of our alien worlds are filled with density and life previously unseen. Cacchio, però avete visto le capacità di PlayStation 5. Lo sto spiegando adesso. Ever, thanks to the DualSense controller's enhanced feedback. Ratchet and Clank are near and dear to our hearts at Insomniac, and we can't wait to share more with you in the future. But for now, here's another look. Un altro look, un altro look. Rivediamo Ratchet. Guarda là. Did you see that? Guarda che figata. Con PlayStation 5 e l'SSD di PlayStation 5 si possono fare veramente cose incredibili. Guarda qua. Ma che bello. E probabilmente si giocherà anche con il nuovo personaggio, dato che Clank viene trasportato lì. Comunque, claps per il gameplay. I gameplay sono sempre ben accetti. Ciao F. Gabri. Grazie Telecom. Guarda qua che figata, cioè si carica istantaneo. Cioè non ci sono tempi di caricamento. Questo è bello, eh. Questa è una grande, cioè veramente veramente figa sta cosa. Figo. Bello, mi piace cosa sto vedendo. Per ora sta andando bene. Sì, abbiamo mi chiedo ancora perché abbiano iniziato con GTA. E poi ci buttano Spider-Man, Ratchet & Clank nuovo, Gran Turismo 7. Guarda che figata. Guarda quante particelle. Mamma mia. Purtroppo si vede un po' sfocatino. Almeno io sul 4K lo vedo un po' sfocatino. Però bello, guarda pure le vinci. Guarda là gli effetti. Bello. Speriamo che all'uscita sarà così. Dai, di solito i giochi first party non ricevono troppi di downgrade, eh. Catturato su PlayStation 5, mamma mia. Però questo non hanno annunciato la data, per esempio. Però il fatto che Sommia... Cioè, cazzo! Cioè, di Spider-Man hanno annunciato la data a Holiday 2020 al lancio di PlayStation 5 e non mi hanno fatto vedere il gameplay. Ratchet, senza data, mi fanno vedere il gameplay. Ma ce l'hanno con me. Non mi vogliono far vedere il mio bellissimo Miles. Mannaggia la miseria. Square Enix! Oh, aspetta, questo è Baldur's... come si chiama? Come si chiama? Babylon's Fall. Babylon's Fall. Questo è Babylon's Fall. Cazzo, sono curiosissimo di questo. Cacchio, io sono curiosissimo di questo. She Will Rise. Che è la Tomb Raider. Non penso. No, ma non è Babylon's Falls questo. Non mi sembra almeno. Project Athia. Dai, non abbiamo neanche un nome. Cioè, figo, sembra figo. Però il fatto che non abbia un nome mi fa paura. Esclusiva! Il fatto che non abbia un nome mi un po' spaventa, perché Babylon's Falls non abbiamo visto chissà quanto. Eppure, niente. Molto teaser, però figo, dai.
E tu che sei? Questo è Cyberpunk. No, non è Cyberpunk. Annapurna. Aspetta, che avevano fatto Annapurna? Il nome non mi è nuovo. Non penso sia esclusiva questo. Guarda là, però che cacchio di grafica con ray tracing, guarda là. Mamma mia, le potenzialità del ray tracing. Cioè, sta qualità ce l'avevano le cutscene. E questo probabilmente è gameplay. Mamma mia. Esatto, Esther, esatto, come sottolinea anche Dani, è vero, è vero. Figo. Dai, è figo questo. Però io non mi sto segnando i giochi che stanno uscendo, perché io me li segno sempre durante tutte le conference, ma non mi sono portato carta per segnarmelo. Stray? Ah, tu sei il gatto, quindi. Interessante è il fatto che tu sia il gatto. Stray. Mi sto segnando le cose. Faccio sempre così, è abitudine. Spider-Man. Solo che da telefono è una rottura di balle. Oh, ok, facciamo, vediamo un po' di features. Ray tracing, ok. Bello, eccolo. Haptic feedback. Sono tutti piccoli segnetti di PlayStation. Che fighi, che fighi. Belli. Adaptive triggers, ok. USB-C, ok. Ma c'è un senso, vabbè. Ok, lo speaker integrato mi piace, perché mi piace tanto come lo sfruttano su PlayStation 4. 3D audio, che senso. Sarebbe come lo stereo della, cioè il come si chiama, lo stereo 7.1 là. Making games used to be about these constant trade-offs between the artistic vision and technical limitations. With PS5, we're not going to be burdened like that. We're going to be able to realize our artistic vision a lot better. It's got a ton of horsepower, which is very easy to unlock, and it's a machine that's really easy to develop on. The PS5 will present a paradigm shift as to what players will come to expect from gaming. Will let us tell stories, make worlds, create gameplay that I think will truly captivate the player and really surprise quite a few people. Please take a look at this new franchise for Worldwide Studios, coming exclusively for PlayStation 5. Haha, un nuovo franchise, quindi nuovo IP. Nuova IP, mi dicono. Penso almeno, penso forse tra una, almeno mezz'oretta, forse 40 minuti. A Housemark Games. Mai sentiti questi? La roba dello spazio mi sta scocciando, non so perché. Vabbè, dai, già stiamo cadendo, quindi aspetta. Crash. The attack. My death. The crash. The attack. My death. Ok, interessante. Trapped in this endless cycle. Even death is no escape. Questo sembra figo. Each time I awake, this planet seems somehow different. As if changing. This world is becoming part of me, infecting my mind. My memories. The longer I sleep, the more I can
away. But I cannot lose hope. No, è uno shooter 3D. Interessante. My only choice is to keep fighting. Questo è figo se è arcade, eh? To keep looking for answers. Infatti, per essere un'esclusiva è vero, dai. Sì, sarà un roguelike. Returnal. Che poi stanno finendo i giochi per i nomi per i giochi, giusto per dire. Prima o poi arriveremo a che hanno finito i nomi. Infatti, sembra interessante. Sembra interessante, dai. PlayStation Studios! Dai. Show me the Dead of War. Ah! Sumo Digital! Aspetta! No, Sumo Digital. What are these? Sembra una roba fatta con Dreams, questo. Cos'è? È Little Big Planet! Forma per PlayStation 3D! Guarda quella che bello! Guarda quanto è bello! Già lo sapevo che Daria sarebbe esplosa! Ma che bello! Ma quanto è bello! Non sarà Mario, però... Dai! Io amo i 3D platforms! Quindi io li ringrazio tantissimo per questa cosa. Io li amo. Non è Mario, però. Guarda, pure multigiocatore. Dani, lo giochiamo insieme questo. Che bello. Anche a 4 giocatori. Dai, figo. Dai, PlayStation non ha bisogno di sti party games un po' così ogni tanto. Cioè, se no lo fa solo Nintendo, dai. Brava Sony, brava. Brava, investi in queste roba. Non può farla solo Nintendo sta cosa, non può avere il monopolio. Come faccio le foto? Così è più semplice. Non devo scrivere. Dai, figo. No, sì, dai. Oh, un'altra esclusiva. Ma quante esclusive stanno facendo vedere. Ok. Un gioco sportivo, cos'è? Che è sta roba? Naruto Run, quello. Che figo, cos'è? No, bello! Ma cos'è? Ma che figata è? Ma è bellissimo, tipo Destruction Derby! E poi i giocatori corrono! Ce l'ho sempre sognata sta cosa da piccolo! Battle Royale con le macchine! Quanto figo il trash, esatto! È trashamente figo, guardalo! Guardalo! Ma è bellissimo! Ma cos'è sta roba? Originale, dai, sì, dai, bello! Cioè, mi dispiace che sia esclusiva però sto gioco. Mannaggia, sto gioco non doveva essere esclusiva. Speriamo sia esclusiva temporale, perché sennò muore su PlayStation. Su PlayStation muore. Su PlayStation muore.
speriamo che non sia, che speriamo che sia esclusiva temporale, che su PlayStation non mi muore sto gioco, sembra figo. Hello everyone. E chi sono? My name is Josh Greer. Ember Lab. We're from Ember Lab, a small team with a background in film and animation. Oh, we're very excited today to share with you the first look at our new game. It's a story full of adventure and charm that has themes in personal growth and redemption. So please enjoy. Fratelli. Speriamo sia gratis. Se gratis, ok. Se gratis potrebbe sopravvivere su PlayStation. Altrimenti, secondo me. Che sono sti cosi carini? Ember Lab. Però Ember Lab li so, eh. Li ho già sentiti. Ma perché è tutto cuccioloso? Chi lo sa? Oh dai, anche questo sembra carino. Driven by the belief that you can help these troubled spirits. Cioè veramente sembra un cartone animato. Sembra un film d'animazione sto coso, si vede. You cannot hide your weakness from me. Che vengono da questo background gli sviluppatori, perché sembra proprio un film animato. Bello. Cacchio, guarda là. Non me lo aspettavo. Ma questa è esclusiva, mi pare che no. È Pikmin. È Pikmin. Bello, bello, mi piace. Se è Pikmin mi piace. Una svecchiata Pikmin. Ah no. Sì, dai, dai, guarda, è Pikmin. Va, bello, dai. Dai, bello, bello. Dai, bello, mi piace. Bello. Solo che sto notando un trend, però. Cioè, ormai i nuovi giochi che fanno i protagonisti sono sempre femminili. Kenya. Kena. E sta cosa un po' ok, però. Cioè, sono tutti femminili. Cioè, hanno tutte le nuove IP che hanno mostrato i personaggi principali femminili. Dico solo questo. I Perry sono like. Oh, cos'è sta roba? You ever feel like you're just waiting for a sign? To do that thing you've always meant to do. Sometimes I feel like I'm just standing on the edge of doing great things. E giustamente adesso stanno facendo le high school con tutto, ora tocca ai dinosauri. Maybe it's just nerves. Forse è più scaly, dai. Maybe it's the fear that. È furri se sono dinosauri. Never be as good as what I imagine. Dino waifu. Non ci sono ancora state le dino waifu. I furrisauri. Might as well jump. Ok, dai, sembra interessante. Un high school drama. Coi dino furri. K-O-O-P. Va con la meteora. Wow, se questo finisce con la morte di tutti per via di una meteora. Bello. Furrisauri. Bello. Hi, I'm Lorne Lanning and I'm here to share with you a game that I've been dying to make. It's an emotionally engaging story where rescuing is rewarding, failure is devastatingly hilarious, and the memories should last you a lifetime. Take a look. Beh, addirittura. L'hai eppato parecchio, che è sta roba? Let me shoot, let me see. Let me see. Oddworld Inhabitants. Vabbè, sarà Oddworld, infatti. Tipo questo non l'ho mai giocato, Oddworld. È un'altra cosa che mi manca. They believed, trusted, followed,
and it led them here. You may have escaped the murderous blades, but the fate of your entire people is up to you. No, curioso. Tu sì, lei sembra sempre fatto strano. No, ma hai giocato. È un'altra cosa che mi manca. E purtroppo non potevo giocarli tutti da piccolo. Li recupererò un po' alla volta. Forse se si fa recuperare il suo. Uno di persone, quello devo anche rigiocare. Poi forse tra poco annunciano il 4 per PC, quindi me lo posso comprare lì. Vabbè. Dai, però sono felice che in chat state... molti sono felici. Hogwarts Soulstorm. Ok. Felice che siate felici. PlayStation 5 によって我々の考える東京のビジュアルを実現できました。今までに見たことのない東京の魅力を見て、questo è un gioco ambientato a Tokyo, che è Persona 6. これからお見せするのはゴーストワイヤー東京の世界初のゲームプレイ動画です。ゴーストワイヤー東京。ミステリアスな東京、そこに潜む脅威と美しさを感じていただけると思います。ぜひ。お楽しみください。Ghostwire sembrava veramente figo l'anno scorso. Vabbè, dai, il Dark, l'altra volta hanno fatto vedere solo un teaser. Almeno un gameplay, non lo vedi? Hear threats, others don't. Però la grafica, oltre al ray tracing, non lo so. Vabbè, dai, la grafica non è tutto. Oh, cazzo. Scusate, le parole. When others won't. Vabbè, i giapponesi si sa che non fanno giochi graficamente pompati. It's up to you to save Tokyo. È in prima persona? Cacchio! Questo va giocato su PC. Va giocato su PlayStation 5, mi dispiace. Vabbè, tanto questo non è esclusivo. Cacchio figo però, dai. Sembra carino. Un FPS con la magia. È figo, dai. Tipo magia. Bisognerà vedere come evochi gli attacchi, potrebbe essere figo. Ma che è sta caporata? Doom Japan Edition. Però io mi devo recuperare Yakuza, mannaggia la miseria. Oh, 2021. Vabbè, senza che me lo segno, lo so, da qua. Però mi devo recuperare Yakuza, mannaggia la miseria. Ogni volta che vedo qualcosa ambientato in Giappone mi ricordo sempre che mi devo giocare Yakuza. Se non ha una bella narrativa non mi casa. Chi lo sa però, Non so se avrà una bella narrativa questo. Potrebbe. Non hanno fatto vedere molto storytelling oltre la roba iniziale. E questo cos'è? Potrebbe supportare PlayStation VR. Oh, infatti. Infatti non hanno ancora fatto vedere nulla per il VR, E PlayStation punta sul VR. Quindi vedremo. Anche perché si vocifera un PlayStation VR 2 per PlayStation 5. Però hanno già detto che PlayStation 5 supporterà anche PlayStation VR base. Quindi chi lo sa. Forse magari alla fine fanno vedere una carrellata di giochi PS in VR. No, anche io non ho capito.
gioco di esplorazione spaziale. Ti dà Journey vibes. Cos'è un serpente gigante? Oh, ma cioè, siamo circondati da serpenti giganti noi. Fanno parte della lore del canale. Anche tipo Abzu. Ah. Si chiama Jet the Far Shore. Al lancio. Ok. Non so, cioè, boh, questo è un po' random. Un indie un po' random. Gearbox. Ah, Godfall là. Oh dai, bello. Nice combat. Stretch no limousine. If you talk on winners, gotta intervene. I'm the biggest one of those you ever seen. I'ma need a crown. I'm the only one that ever held it down at the tip top. People don't guardi. I top five, I'm a big shot. I'm the one that wanna take the big shots. Big balls, big rings, big rocks, big bag, big moves, big cars, big man, big plan. Get lost in this wall. Look at me now. Can't hold me down. So give me the crown. Ma single player Godfall, io non. Non mi sono informato, ammetto di non essermi informato tanto su questo gioco. Però mi piace il gameplay, molto attivo. Sembra un MMO per come lo stanno presentando, però non lo so. Sembra tipo un Destiny, per dire. Devo informare un po' meglio su Godfall. Devo formare un po' meglio, sembra carino. Mi piace il tipo di gameplay. Earth Machine! Quelli che hanno fatto Hyperlight! Cacchio, sì, a me è piaciuto molto Hyperlight. Cioè, non era incredibile, però bello. Un buco nero. Che poi com'è figo che vedere con l'aumentare delle scoperte scientifiche e roba del genere, come anche nelle opere di fantasia le cose cambiano. Cioè i buchi neri sono sempre stati rappresentati in un modo, ora che si scopre che in realtà visivamente sono un po' diversi, li stanno rappresentando in quest'altro modo. È figo, è figo figo. E poi il fatto che sia in 3D, è un grosso passo avanti per questi sviluppatori, perché loro l'altro gioco l'hanno fatto in pixel. Oh, gameplay, grazie per il gameplay. Che va bene tra i teaser fighi, però poi vogliamo anche il gameplay, grazie. Solar Ash. Ora mi avete un poco preso per il sedere, però. Il gameplay che cammini, ok, però speravi un po' di sword fight. No, a quanto pare no, sempre. A quanto pare no. Mi piace come stiamo facendo vedere un bel po' di giochi indie, però, Mi piace sta cosa. Che è John Wick questo? Ah, Hitman! Hitman! Il nuovo. It was always gonna end like this. Non ho ancora giocato il 2, ho giocato il primo. All your hard work. Non male. Devo giocare il 2. All your sacrifice. Only sped up nuovo, the process. Cuckoo! Cavolo.
classico suono per chiamare la gente quando fai il piccolo. Però non lo ti sa se lo dico giù. And now you find yourself alone. Ah no, è John Wick! È John Wick! Only death awaits. Oh no! No, Hitman 3, no, no, Tony, scusate. Scusate! Ci sta! Ah, cacchio, mi sono fatto rompere. Hakan Abrak here from IO Interactive. IO Interactive. In Hitman 3, Agent vabbè, 47 dai, IO Interactive for his most intimate stato... and professional contract in his entire Hitman. Career. Però magari, che ne so, this avevo is also the dramatic di, conclusion for John the Week. Wall of Assassination trilogy. Perché mi hai fatto così? I'm so proud to be here to present a little glimpse of the gameplay where Agent 47 is on top of the world in Dubai. Enjoy. Oh, un po' di gameplay, bravi, bravi. Gameplay for the win. Gameplay for the win. Look at that RTX, mamma mia. Mi scuso. Fu così che nei giochi si vedono. Che poi gameplay cosa? Cos'è? Non era gameplay quello. Ma non era gameplay quello. Hanno fatto una Ubisoftata. Che è sta roba? Health and Care? Press? Gameplay! PlayStation Studios! Ci sta. Astrobot. Ci sta. E a sto punto non è per VR? Scusa. Ah, ma questo sarà... ma fate, datemi il tempo di salvarlo, no? Non ho manco il tempo di farci la foto. Però sembra di no, infatti. No, purtroppo Japan Studio fa tante cose. Dai, questo sembra carino. Cos'è? Mi piace tanto lo stile. Ma è bellissimo! Cos'è sta roba? Che The Witcher cartonesco! Cos'è? Wow, ma è bellissimo! Ma si combatte così! Ma è bellissimo! Non me lo fate grind. No! Lascialo stare, sono un orso. Ma cacchio bello questo. Non credo che la roba sia regia in game. Infatti, però. Oh, dai, sembra carino. È un hunting game.
Allora, basta che non me lo fanno super grinding come Monster Hunter. Ed è veramente bellissimo. Little Devil Inside! Io questo già lo sapevo, non lo ricordavo così bello però. What's up everyone? I'm Zion Williamson of the New Orleans Pelicans. Questo non si vede proprio che è stato registrato da casa, Y'all are not ready for this. No, infatti, ma chi se ne frega di NBK 2-1 splaplo. Chi se ne frega? Qui siamo gamer seri, non dei casualoni. Siamo gamers, non casual fagots. Che me ne frega? Giocare a basket, vado a giocare a basket nel giardino. Non mi serve giocare nel PC. Vabbè, fa niente. Guarda la quanto belle le gocce di sudore sul naso, belle. Vabbè, cioè non possono essere tutti i giochi belli. Continuano a farlo ogni anno, quindi lo comprerà la gente. Però vabbè, basta che finiamo subito e passiamo a roba un po' più seria, dai. Se mi fate vedere Dead of War vi perdono. Let me see the Dead of War. Horde Crash Bandicoot. Ok, se non mi fanno vedere Crash Bandicoot o Dead of War, io mi arrabbio. Nonostante mi abbiano fatto vedere Spider-Man Miles Morales. Ok, muoio troppo però, effettivamente. Che è sto coso? Non è PlayStation Studios questo. E Celesti. Half bug, half snack. Half bug, half snack. A very recently discovered species, entirely unique to this island. Oh, this one's lively. Beautiful seed pattern. Questo è per bambini, cos'è? Sembra un Muppets per i bambini, cos'è? And it's tasty too. Anche il modo in cui parla. Welcome to the island of bug snacks. Del creatore di Octodad! Il 60% della roba è cucciolissima. E infatti! Si va sul cuteness! Ok. Dai. Ci sta. My invitation is open. Come join me on the island of Bugsnax. Liz! I was trying to carry a lamp with my weenie hands, but I dropped it and now the town's on fire. Oh, again? Bugsnax. Okay. Che tenerezza. Vedi, ci sono metà giochi che piacciono a me, metà giochi che piacciono a te. Aspetta, cos'è questa? È l'ora oscura questa. È l'ora oscura questa. It turned dark. Ora è il mio interesse. È diventato scuro all'improvviso e mi piace. Oddio, la PlayStation. Is this the PlayStation? Non me la potete droppare così, eh? No, aspetta, è il simbolo questo. No, è una O questa. È il cerchio della PlayStation. Sì. No, vabbè. Mannaggia. Mi hanno un attimo mezzo hypato. Hi everyone. Shui Yoshida! Salve! Very special event. But before we get to the end of the show, I have something very near and dear to me. Questo è il nuovo di The Last Guardian. Yoheda, là, come si chiama? Sicuro. Sicuro, questo è il seguito di... cioè, il nuovo gioco da quelli di The Last Guardian.
Oppure la remastered di Dark Souls. Ah, è vero, la remastered di Demon Souls. Scusa, Blue Points ancora non hanno fatto vedere niente. Fumito Ueda, esatto. È probabile. Però Bluepoint non ha ancora fatto vedere niente, sta cosa non mi piace. No, Elder Scrolls è presto, quindi. Perché? Deep Down! Vuoi vedere che Deep Down? Ce l'hanno fatta! Non è Demon Souls questo. È Demon Souls! È Demon Souls! L'avevo detto io, era Demon Souls! È la remastered di Demon Souls! Sì, riconosco il boss! Ecco la Blue Point. Demon Souls. Dai, era troppo rumore. Blue Point, eh? 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 Japan Studio, ovviamente. Dai, però non mi può finire così. Deathloop is a next-gen first-person shooter about rival assassins locked in a time loop. Bello questo! Questo è di Bethesda! Freeform immersive gameplay, a surreal player-driven story smashed together. Want to see some stylish action? Check this out. Demon Souls è molto carino, io l'ho giocato sulla 3 e penso che lo riprenderò per la 5. Soprattutto se migliorano il gameplay oltre all'aspetto fisico, perché era molto macchinoso. Vabbè, il primo Souls. Questo è bello, si chiama Deathloop se non mi ricordo male. Was that a furry? Did I see a furry? Ah no, sono maschere. Ok. She is not making this easy. Dai, questo sembrava veramente figo. Come concept. Mi piacciono molto gli FPS del genere. Alla Bioshock, alla Dishonored. It's cold. Hope you're ready to loot. Yeah, però Activision non mi droppa Crash, però. Perché Activision? Lo Pyro. Che sarebbe Spiro? Un bello Spiro. Dai! Activision, dai! Giusto per. Good morning, Black Reef. Another day, another death. Our time loops fun. For everyone else on this island, this place is paradise. A never-ending party. Where hunting me is the main attraction. And no matter how I try to escape, they always cut me down. But I'm one stubborn motherfucker. Dai, però sembra figo questo. Guarda là, bello questo. No, Bethesda quando fa gli FPS si sa fare. Nonostante sono tipo 20 case che lo fanno, però quando sono shooter targati Bethesda. The Seal of Quality. There's 8 targets. E ancora mi devo giocare più. They all gotta die before midnight. There's just one little snag. Ho giocato tutto Wolfenstein, ho giocato Dishonored. You thought it was going to be easy? Julian Blake, Black Reef's protector, and a real pain in my ass. She may kill me a million times, but eventually, inevitably, I will break this fucking loop. Dai, figo questo, mi piace, dai. Questo è figo, questo è figo. Try it again.
Destiny. Dai, sembra figo questo. I don't like watching you die. I like killing you. Ah, la modalità multiplayer, penso. Figo, dai. Dai, show me the dead of war for the console. Allora, mi è piaciuto un casino sta conferenza. Sarà top se mi fanno vedere Crash, Dead of War oppure la console. Oppure mi sorprendono. Ah, questo è The Resident Evil. Resident Evil 8. Sicuro. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free of Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch. Alzo il volume. What is it with that creepy story? Infatti si sente proprio basso. It's just a local tale. You're really into that stuff? Pure io lo sento proprio basso, proprio il trailer. No, ya, non mi fate i jump scare. No, no, Cristo. Friendly. Who sent you? Sì, è Resident Evil. They're coming. Who is? È molto scattoso sto trailer, però, non mi piace sta cosa. Resident Evil Village. Sì, sì. Si è visto il simbolo dell'ombrella. Più ovvio di così. Cacchio, allora è davvero quasi finita la conferenza. Mannaggia. E rumor. Chris? Sorry, Ethan. Non conosco abbastanza la lore per sorprendermi qua. Why? So che Chris c'è nel primo, però non conosco abbastanza la lore di Resident Evil per capire. Oh, is this the console? No, I don't think so. No, infatti. Mannaggia boh. What is this? Death Stranding. No, non è Death Stranding. È Death Stranding. No, cacchio, se è Death Stranding non lo posso vedere. Ancora devo giocare l'altro. Cazzo, questo è Death Stranding. Death Stranding! Questo è Ludens! No, cazzo, è Death Stranding, non lo posso vedere! Non mi fate gli spoiler su Death Stranding, che ma cazzo, eh! Ancora devo giocare! Non è Death Stranding, dici? Quindi è un nuovo gioco! Kojima droppa? Di già? Non me lo aspettavo proprio!
What? Ah, vaffanculo. Vabbè, non sono riuscito a fare niente. Sono sulla luna. Così a caso, va bene? Freedom. Our freedom. No, questo è... Questo è Kojima. No, Capcom! È Capcom, non è Kojima questo! È Capcom! 2022 poi, vabbè. Ma è Capcom! Ma infatti è troppo simile a Ludens. O no? Nel senso studio! Sono Interactive Entertainment presenza! Oh no! Sì, questo è Halo! Sì, è lei! Horizon! È la voce di Aloy, sì! Dai! I must find a way to stop it. Or it will get worse and worse. Cos'è ste piante rosse? Una nuova bestia, guardala. Fammi stare zitto per non fare spoiler, però figo. There's nothing I wouldn't do to save this world. No depths I won't explore. Wow, bello, dai. No secret I won't unlock. Chissà quanto è bello questo mondo su PlayStation 5. Cosa sono stati capaci di fare su PlayStation 4, ma immagina su PlayStation 5. Marò, guarda. This mission is mine alone. If I falter, if I fail, there won't be anyone left to stop. San Francisco là. Eccolo! Yo! Non posso dire niente per evitare spoiler! Dai, guarda là quanto è bello! Forbidden West, figo! Guarda là. I will be ready. On behalf of the entire team at Guerrilla, we're happy to share the first look at Horizon Forbidden West. We're continuing Ellie's story as she moves west to a far future America. To brave a beautiful but dangerous frontier masked with mysterious new threats. Get ready to explore distant lands, ravaged by massive storms. And take on new, powerful machines as you return to the majestic world of Horizon. Stay tuned for much more. We can't wait for you to get your hands on it. Quando? Ah, questi sono indie. I think there's a lot to look forward to for the community. Big fans are going to be really pleased.
As a game designer and storyteller, ah, no, it's no. incredibly Anche exciting. We're talking a whole new generation of ideas and experiences tizi. That sono, we can create for the player. No matter where they are. Sono no sviluppatori in generale, are. Non sono indie. New experiences like we've never had before. More iconic, interesting characters. More atmospheric, immersive worlds for players to explore. We want to wow players. Expect the unexpected. And I, for one, can't wait. You can't wait. We can't wait to share them with you. It's so exciting. Incredibly exciting. It's really about Ma o mi fate vedere la console o mi fate vedere The Dead. Lo so che mi avete fatto vedere un casino di roba e sto chiedendo troppo. Sto chiedendo davvero troppo. Me ne rendo conto. Questa è la console. No, no, non lo so. Mi avete ingannato troppe volte in questa live. Non mi fido più. No, c'è sempre un teaser finale, poi finisce. Andiamo, fammela vedere. Dai, questa è la console, dai, questa è la console. Questa è la console. Dai, caspio! È la console, è la console! È la console! È la console! Cazzo, ma cos'è? Ma cos'è? Ma cos'è? Cazzo, bicolore! Ma quanto... Cazzo! Dai, bella, dai! Un po' strana, però dai! Qua è futuristica! È stranissima, però! Cazzo! Non mi viene nient'altro da dire! Che design! Dai, è strano, ma bello. Peccato sia bianco. Vabbè, ci saranno sicuramente anche altre colorazioni. Però dai, è bella. Anche versione senza disco. Anche senza disco. L'HD camera. Le cuffie. Fanno vedere pure il PlayStation VR. Media remoto, cioè, vabbè. Guarda, la versione senza disco è più bella, ma non la comprerò mai senza disco, perché finché posso io comprerò i dischi. We hope you've enjoyed the first glimpse of our future today. You've seen our most striking console design yet. And you've seen games that can only no, dai, be enjoyed bella, in sì. the full range of PlayStation 5. Il costo che lo sa. At PlayStation, we believe in generational transitions, and we put years of work into making them happen. We want you to enjoy the unique benefits no, secondo me of moving sì, 500. From one generation to the next. Thank you for joining us. We're launching later this year, and we have tons more to share. Welcome to PlayStation 5. Ma grazie a voi. Dai, bella. Niente Dead of War. Non fa niente. Non fa niente. No, sì, ma Bunny Bass. Anche più di 400. Non costeranno 400 euro. Ma neanche lontanamente costeranno 400 euro. But whatever comes. Ah. I
ready. Mamma mia, però dai. La PS4? No, costava 400. Costava 400 all'uscita. Dai, però. Tanti applausi. Perché fanno vedere giochi che non hanno fatto vedere? Che quello non l'hanno fatto vedere. Mi fai vedere giochi che non abbiamo visto. Pure questo. Che fai ste cose? Guarda, in orizzontale pure bella però, eh. Dai, hanno fatto vedere un sacco di roba bella, sì. No, io sono molto, molto, molto contento. Speravo in un God of War, però vabbè. Mi hanno dato Spider-Man. Horizon sapevo che l'avrebbero dato, ok. Ma mi hanno dato Spider-Man, che non lo so. Cioè, mi hanno dato Spider-Man, no, Spider-Man. Che è Digimon, Digivolve. Mi hanno dato Spider-Man. Mi hanno dato Spider-Man, sono contentissimo così. Demon Souls pure si sapeva. Hanno confermato. Un po' tristino per non aver visto niente di Elden Rings. Il che significa che Elden Rings è ancora lontano. E la cosa mi fa piangere. Play has no limits. Questo è il nuovo motto. Non è più for the player, ma play has no limits. Bravi. Bravi. Non hanno annunciato nuova acquisizione di studios. Quindi sta cosa ok e non ok, cioè speravo in qualche annuncio di acquisizione di nuova roba, però dai, dai, una gran bella roba, veramente gran bella roba. Quindi niente Bloodborne, no vabbè, Bloodborne purtroppo mi sa che non lo vedremo più, purtroppo no. O Sony vende i diritti a, come si chiama? A From Software, e From Software decide di fare il secondo, altrimenti però difficilmente lo vedremo. Solo Horizon come boom finale. Dai, hanno fatto vedere anche la console. Hanno fatto vedere Spider-Man. Hanno fatto vedere un sacco di cose. Miyazaki lo farebbe. Eh sì, però si devono mettere d'accordo con PlayStation, con quella, con Sony. Bello, 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 bello. Sto piangendo dentro di me. Bello. Veramente, veramente bello. Eh sì, quando succede, cioè pure io faccio queste cose. I want more, it's not enough. Però dai. Dai, però bello. Niente Bloodborne, ma chi se ne frega, ci sta Demon Souls. Vabbè, Semu, aspetta. Semu, aspetta. Cioè, c'è Demon Souls, ok. Ma chi se ne frega di Bloodborne è illegale. Non lo puoi dire. Non puoi dire chi se ne frega di Bloodborne. Questo non si può dire. Perché Bloodborne è stato uno dei motivi per cui ho occupato la PlayStation 4. Quindi non si può dire. Facciamo censura. Però... Sto scherzando, ovviamente. Arriva mio padre in camera e fa... Stai guardando pure tu la live di PlayStation? Sì. Io è dalla Play 1 che la guardo e me la sbatte in faccia così. Oh, che cosa carinissima. Che poi la Demon Souls non l'ho mai giocato non avendo PlayStation 3, quindi ci speravo davvero facessero la remaster che sarà remake. Eh sì, sarà è remake, non remastered. Non ho abbastanza soldi, Cry Inside. Lo so. Dani, bella ora a vedere Castlevania. È giusto, Dani vuole vedere Castlevania. Perché, per chi non lo sapesse, non penso nessuno di voi, io e Dani stiamo vedendo Castlevania insieme. E quindi giustamente finita la conferenza mi chiede di staccare la live per andare a vedere Castlevania. Quindi purtroppo devo accontentarla. E quindi... Divertiti, signor Nontesodi. Dani, fai fare le 12 ore a Bear, please. Devi spiegarglielo, mi sa.
Perché non lo so se, ci, se capisce cos'è la 12 ore. Buon ritorno a Love, Death and Robots, Esther. E fammi sapere che ne pensi, perché è una delle serie più belle di Netflix che abbia mai visto. Cioè, non tutti gli... Cioè, vabbè, vedrai. Poi ne riparleremo. Ma è fantastico. È fantastico. Dani, puoi confermare, perché anche Dani l'ha vista con me. È veramente bella. Guarda, mi sta piacendo tantissimo. No, sì, ma veramente, veramente bella. Fammi sapere, perché a me piace. Fammi sapere i tuoi episodi preferiti, poi. Poi io ti dirò i miei. Non voglio spoilerare, non voglio condizionarti dicendoti i miei episodi preferiti, quindi starò zitto. Però poi voglio sapere i tuoi. Perché se non l'avete mai vista, Love, Death and Robots, andatela a vedere, perché è una delle serie più belle che esista su Netflix. Vabbè, ma Dani, un episodio me lo vediamo, almeno uno, sì. Buonanotte a tutti, buonanotte a tutti. Comunque io senza apostrofo. Infatti è difficile. Grazie per essere stati con me. Grazie per essere stati con me e per aver condiviso questo momento da PlayStation fanboy, che in realtà non è essere PlayStation fanboy, ma gamer fanboy, amante della cultura videoludica in generale. Sapete che questo è il nostro motto: amare tutti i giochi sempre e comunque. Nel senso, tutti i giochi belli, i giochi brutti, vabbè. Comunque ancora, grazie tantissimo per aver partecipato. Bizzarre, ma la live della PlayStation è finita oppure è crashata la Sony? No, è finita, bizzarre. È durato un'ora e venti. Dai, è durato un'ora e venti. Quindi è durata anche abbastanza. Io avevo paura durasse di meno, però è durata di più. Pensavo durasse due ore. No, no, non sono mai durate due ore, da che ricordo io. Almeno sempre un'ora e mezza, più o meno. Un'ora e venti, un'ora e mezza. Non ricordo di averle viste durare due ore. O forse durante le tre, sì, qualche volta. Beh, forse durante le tre è vero, però, eh. Forse ricordo io male. Comunque devo andare, altrimenti Dani mi fulmina dopo. Perché adesso è tutta carina e coccolosa, ma adesso che la chiamo dirà: no, non mi fai vedere Castlevania! Quindi ancora, vi ringrazio davvero tantissimo. Dark, aiutami a convincerla, però la prossima volta, mi sa, che ora devo scappare. E quindi ancora, grazie a tutti per aver condiviso con me questa esperienza fantastica del futuro del gaming PlayStation. 12 ore! Notte, 12 ore! E alla prossima. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Oh, sbagliato.